Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Calopsite. Iniziamo subito dicendovi che per quanto riguarda il video in riferimento alle gabbie, sono tante le gabbie, quindi sto cercando di montarlo, sto facendo l'editing, cercherò il prima possibile andarla a caricare, ma sono tante, quindi comunque è un lavoro abbastanza grande. Ecco perché ancora non l'ho montato, non vi preoccupate che ovviamente non me ne sono assolutamente dimenticato. Questo video, come avete capito anche dal titolo, è un video totalmente diverso rispetto agli altri, o meglio, è legato sempre a Davide Calopsite, però un video diverso. Diverso perché? Perché per la prima volta nel mio canale vado a promuovervi un qualcosa che ovviamente è mio. Mi segue su Instagram e perché mi segue anche sulla pagina ufficiale del gruppo Davide Calopsite, vi metto ovviamente sotto nel box i due link se ci volete andare, sa già perfettamente che è uscito su Kindle il mio libro Davide Calopsite. È una versione ebook, quindi comunque la versione che può essere soltanto scaricata in download, non è in cartaceo e lo trovate su Kindle, su Amazon. Allora, per me è una grande soddisfazione questo libro, una soddisfazione perché? Perché 7 anni non avrei mai immaginato di poter scrivere un libro e quindi il fatto che l'ho fatto, scrivere questo libro, aprire il mondo di Davide Calopsite, sempre in riferimento a, ovviamente all'addomesticamento dei pappagalli, però con delle chicche all'interno che voi non conoscete. Non conoscete perché non le ho mai esposte sul canale. Quindi all'interno di questo libro, oltre ad esserci tante figure, immagini illustrative, tante cose, tante immagini mie anche illustrative, mie nel senso dei miei animali e tutto, tante immagini inedite che comunque non avevo mai né postato né pubblicato, c'è nel dettaglio tutto quanto il nostro percorso. Quindi c'è il tutorial per addomesticare i pappagalli, c'è tutto, è fatto in modo talmente chiaro, ovviamente semplice, che penso che sia ulteriormente di aiuto per tutte quante le persone che vogliono addomesticare il pappagallo o per tutte quante quelle persone che già ci sono riuscite a addomesticarlo e vogliono approfondire altri argomenti o entrare in altre curiosità. Sono veramente soddisfatto di questo progetto. Come mai è venuto in mente di farlo? A me non mi balenava per la testa una cosa del genere, non ci avevo mai pensato, preferivo più fare video che fare magari un libro. Invece che cosa è accaduto? È accaduto che una sera è successo un qualcosa che mi ha portato a prendere questa decisione, mi è stato detto anzi di fare un qualcosa che mi ha portato a prendere questa decisione. Io adesso non vi dico che cosa perché comunque lo troverete all'interno del libro. Mi hanno insegnato che quando devi promuovere un qualcosa non puoi dire tutto perché altrimenti non avrebbe senso. Lo trovate all'interno del libro, c'è il motivo specifico per cui ho deciso di affrontare questo viaggio. Sono molto soddisfatto di come è venuto il libro, sono molto soddisfatto di quello che ho scritto fondamentalmente. Ripeto, è molto semplice e chiaro perché ho deciso di farlo in maniera molto semplice. Perché ho pensato che deve essere un libro, visto che è anche illustrativo, che possono andare a vedere sia i bambini e sia gli adulti. Se mi metto a sparare concetti assurdi, a parte che diventerebbe di una noia mortale, ma se mi metto a sparare concetti assurdi o tecniche troppo schematiche, in automatico il bambino non lo può capire e l'adulto si rompe. Per non dire altro, com'è giusto che sia. Invece è molto carino, è molto semplice nella scrittura, è immediato nell'approccio e specifica nel dettaglio ogni passaggio che bisogna fare per poter addomesticare il pappagalluccio. Un'altra cosa molto importante, sempre all'interno del libro, parlo di una persona in particolare. Parlo di una persona in particolare che... parlo di Miriam, che ormai lo sapete perché? Perché c'è un legame che ormai sapete, quindi cito lei anche all'interno di questo libro. E nei ringraziamenti che vado a mettere ovviamente si capisce il tutto di quello che voglio dire, il perché l'ho fatto ulteriormente, vi ho spiegato anche lì, e soprattutto che cosa siete per me. Voi. Io spero che questa cosa vi sia di vostro gradimento, a me mi ha dato tanta soddisfazione e sono molto contento. Spero che il libro vi piaccia, non l'ho potuto fare in cartaceo, francamente ho preferito non farlo in cartaceo, sinceramente. Vi dico la verità, il prezzo sarebbe stato troppo elevato. Spero che comunque la cosa vi possa interessare, che la cosa vi diverta soprattutto,
e che apprezziate come posso dire, il mio volere anche entrare dentro casa vostra, in questo caso ovviamente non in cartaceo, però ci sono tante cose illustrative. Diciamo che mi sono proprio aperto nella scrittura di questo libro. Per invece chi è nuovo iscritto, chi comunque si sta proprio approcciando a questo mondo, il libro è veramente utile perché riporta tutto nello specifico. Allora, ribadisco, spero che questa cosa vi incuriosisca, vi piaccia, fate come vi pare. A me è una cosa che mi ha dato veramente molto soddisfazione. Sotto nel link vi metterò anche il link che vi riporta direttamente sul sito di Amazon, su Kindle, dove c'è appunto il libro. Vi chiedo una cortesia: se qualcuno di voi lo va a comprare, lasciatemi le recensioni. Dovete dire la verità, eh? Cioè, voi sapete come sono io e come voglio sempre la verità. Quindi mi dovete comunque dire la verità. Ma lasciate le recensioni, perché? Perché mi serve a me per capire effettivamente la qualità del libro fondamentalmente e l'utilità di questo libro. Allora, avevo pensato, lo faccio veloce, lo faccio bello, preciso, ma ho anche scritto quello che dovevo dire, però come sempre, come al solito, poi mi siedo e parto a raffica, perché noi siamo così, la nostra famiglia virtuale è reale, è sincera, è onesta, non si creano delle etichette, non si creano delle immagini finte, assolutamente no. Anche perché per come sono io, per come sono io caratterialmente, se mi facevo un'immagine finta, dopo 7 anni già mi avevate sgamato dopo 4 mesi. Nulla, tutto qua. Il video era questo, doveva essere bello preciso, ma chi se ne frega. Bello e preciso non può essere, perché se deve essere spontaneo non può venire bello e preciso, può venire magari simpatico, un po' arricciato, come vi pare a voi, ma preciso non può essere. E nulla, tutto qua. Spero che questa cosa comunque sia di vostro gradimento. Ripeto, vi prometto che... La, ma che è? Vi prometto che la... No, c'ho la finestra aperta bagnante, se non finisco più. Vi prometto che il prossimo video che andrò a caricare sarà proprio sulle vostre gabbie. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi ma non troppo. Ciao!